sono stati i dirigenti scolastici dei 7 istituti che hanno accettato in questa prima fase la proposta di questo progetto. 5 istituti scolastici statali e 2 istituti scolastici paritari. A tutto questo non poteva realizzarsi, non posso non ringraziare anche io per il mio luglio, mi sembra purtroppo pubblico, invece
parliamo dopo Santa Rosa, che fa manca in agosto sono andato a disturbare le cose, il consigliere, il grazie, il presidente, e ne è nata l'iniziativa perché loro hanno a cuore, anche se spesso purtroppo, anche le carenze che ci sono, che non ci dovrebbero essere, le situazioni economiche vengono studiate dai minimi per rimanere la lotta dei pubblici. Invece in questo caso abbiamo visto un'esperienza che oltre che essere insomma una sala importante per quello che mi è stato detto, credo che gli effetti, in questo lascio la parola all'amico Doppi, anche a un ulteriore sviluppo di questo progetto. Prego. Buongiorno. Sì, io intanto ringrazio l'amministrazione, ringrazio tutti voi, perché questo è un esempio importante per noi come pianta pubblica, ma per l'intera regione. Abbiamo iniziato questo progetto che per noi è il progetto scuola, cioè un progetto per cui stiamo cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica, i ragazzi, la situazione civica per il corretto movimento del loro viaggio. Questa nostra iniziativa si è trasformata in qualcosa di ancora più grande e importante, perché noi veicoliamo attraverso l'intera regione quello che è un messaggio che insieme abbiamo costruito qua a Milano. Io mentre sentivo i discorsi di chi mi ha preceduto pensavo a quello che magari dirò tra qualche giorno in qualche scuola di Roma parlando proprio del progetto scuola e presentando questo libricino che avete voi. Andare in un'altra città, in una città importante nella capitale, e parlare del prodotto di Valduccio è una cosa fondamentale secondo me, perché se noi facciamo il tempo, noi abbiamo la capacità di trasferire sul territorio massimo, in quello regionale, le esperienze, la forza, la produzione del territorio, allora realmente riusciamo a crescere e a creare uno sviluppo sostenibile che in realtà è il nostro obiettivo fondamentale. Noi grazie a questa campagna abbiamo recuperato parecchi soldi, perché in solo 6 mesi la nostra azienda ha incassato più di 3 milioni e mezzo di evasione da questo tipo di campagna e di sensibilizzazione. Tra l'altro abbiamo passato molto anche il vandalismo, vogliamo questo, perché evidentemente una diversa sensibilità da parte soprattutto degli studenti e dei pendolari ci aiuta anche a evitare situazioni complicate in cui molte volte vengono anche purtroppo più volte le forze dell'ordine. Quindi abbiamo risparmiato parecchie centinaia di euro anche dal vandalismo sul bus e riteniamo che investire queste somme per risanare l'azienda, per aumentare il tecnologia sia importante. Si è importante usare qualche somma di queste proprio per dare un contributo ai giovani, alle giovani generazioni, all'educazione civica e quindi con grande speranza abbiamo cercato di trasferire questo progetto da Viterbo a livello regionale. Ho parlato così invece di comuni importanti della provincia, a settembre andremo su Formia e su altri piedi e su tutte le altre province. Quindi, non solo Roma, dove scriviamo i libricini, ma sarà qualcosa fatto insieme a Pontine, insieme alla Regione Lazio, a livello regionale. C'è un'attenzione importante da parte della Regione rispetto al territorio, è di ieri diciamo, lo svincolo di alcune somme importanti per la regionale per quanto riguarda l'agricoltura, quindi questo non è soltanto diciamo, un veicolo importante, ma un veicolo di comunicazione per far capire come si procede e come si va avanti. Io ringrazio l'amministrazione di Viterbo perché ci ha dato la possibilità qui di partire anche con un progetto ambizioso, quello diciamo, dell'infomobilità a livello regionale. Abbiamo iniziato con il posizionamento di una prima mappa di infomobilità a livello regionale e quindi io ritengo che proprio questo sviluppo, questa conoscenza all'interno delle scuole, ci consentirà non solo di recuperare ma di investire bene i soldi pubblici e i soldi che recuperiamo dalla Regione dell'Italia. Vi ringrazio. Ovviamente raccontati e poi anche distribuiti oltre che alle scuole.
poi invito tutti quanti a termine a questa piccola merenda di nome di Zero, ovviamente, perché noi siamo loro stessi anche in nome di Zero. Facciamo grazie alla nostra gente e grazie ai nostri creditori. E prego gli collaboratori di accoglierci, perché vorrei premiare gli istituti che hanno contribuito questo e in questo progetto. Senza una grazie a Francesca, perché abbiamo fatto una targa che rimarrà ovviamente nelle scuole. Grazie e buona vacanza, perché tra un po' la scuola finisce.